Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, buonasera Beppe e Marconi. Ciao, ciao a tutti. Oh, siamo tornati qua, non so, un paio di mesi fa forse ci eravamo stati, anche di più. Sì. Ci sta, un paio di mesi. Siamo nella via Montebianco, dove c'è la PAM, qui c'è il parcheggio. Qui c'è un altro parcheggio pubblico, che l'altra volta già avevamo documentato, che era avvolto completamente dalla sporcizia. E adesso com'è? Adesso scende ancora di più. È peggio. Sì, scende, si è soprammessa altra, perché effettivamente questa è diventata una discarica ormai. Guarda qua, bottiglie, guarda qua. Ormai è una discarica, la discarica a cielo aperto, vedi, la gente ci abbandona di tutto. Siamo qui a due passi del supermercato, nel muro adiacente alla proprietà del supermercato, è veramente una vergogna. Che... sì, che poi tutto lungo questo muretto. Questo muretto fino su alla siepe è tutto pieno. Già l'altra volta venimo, ce n'era un po', che stavolta veramente alto il sudicio, ma c'è di tutto, quindi è anche pericoloso: vetri, bottiglie rotte, lattine, plastica e quant'altro. Insomma, c'è ogni ben di Dio. È proprio una discarica a cielo aperto. Sì, che poi insomma anche i bidoni non sono lontani, quindi voglio dire. No, ma appunto, la gente va. Qui apre, scende. Cioè, addirittura messi dentro una busta. Le buttiamo. Se buttano il bidone, forse era troppo lontano, doveva fare 50 metri in più. E noi che vogliamo fare la raccolta differenziata. Sì, ma di che? La fanno qui differenziata. La differenza. Comunque differenziata, perché qui c'è il vetro, sì. Qui c'è la plastica, è abbastanza differenziata. Sì, guarda. Diciamo che è vergognoso, non lo so, non si può lasciare un'area pubblica in queste condizioni e nessuno poi ne fa niente. Non ho capito perché. Anche Aisa, visto che spazzini ci sono, ogni tanto le vedo in città che passano con i carrettini, passano anche qui e raccolgono, in mezz'ora puliscono tutto, questa veramente indecenza che c'è. Sì. Che poi andiamo a vedere anche qua giù, ma mi sa che anche qua prosegue questa... Che poi alcuni, diciamo, può essere stato anche il vento, però il vento non lo sposta, insomma. Assolutamente no, ci sono borse piene, visto, quindi quello non le sposta. Quello è proprio... Uno è sceso di macchina e l'ha lasciata lì, sì. Dai. Tra l'altro, insomma, è un parcheggio che, guarda, c'è dei tappetini, che sono? Sì. Sì. C'era, l'altra volta c'erano anche delle gomme, se non sbaglio, sì, qui. Sì. L'hanno portate via? Sì. Ah, quelle sono servite. Sai, va di moda il mercatino dell'usato, sì, ci sta che qualcuno l'abbia preso. Per fortuna che non ci sono siringhe, però mai dire mai, Mai dire mai. Qui cosa c'è qua? Niente. Allora, insomma, bello sporco. Qui c'è lattine. Sì, ah, vieni a vedere, Beppe, vieni che a vedere. C'è? Qui guarda, qui è proprio fantastico. Ah, qui proprio discariche di lattine, qui si beve birra? Sì, è tutta birra. Ah, è anche un bagno questo, Un bagno. Poi tutto. C'è tutto. Sì. Insomma, è anche abbastanza evidente, siamo vicini abbiamo detto, a questo supermercato, la zona Montefalco, siamo dalla parte di dietro, e quindi insomma anche una zona molto frequentata. Non riparata, quindi frequentata dalla gente, tante volte sono le zone un po' meno visibili. In un posto dove il comune non si ricorda neanche di tagliare la siepe, che c'ha anche un servizio pubblico a fissione, quindi non si ricorda nemmeno che ce l'ha, quindi difficile che si ricordi anche che mandi qualcuno a pulire, no? Mi piace questa risata. Io però ho una soluzione, secondo me tu ce l'hai. Sì. Lo metti a pagamento e risolvi tutto. Potrebbe essere una soluzione. Il problema dopo qui non c'è più rapporto fra posti pubblici, posti a pagamento e posti liberi, e quindi dopo superiamo anche se in alcune zone mi sa che questo rapporto è già saltato, ma no, sai, no. Diciamo che tu hai contribuito a farlo i saltare. Posti più impervi sono gratis, i posti migliori sono infatti a pagamento. Questo è impervio. Parcheggia gratis, glielo dica al popolo con disprezzo che non può pagare, glielo dica: vieni qui a parcheggiare. Ma non trova il posto. Sai, i parcheggi di B non si trova mai posto. Va bene che non ci sono i camper, perché non ci passano, se no c'è il camper. Infatti uno gratis, ad esempio, è quello lì famoso di via Tarlati, che è un campeggio, perché è un parcheggio. Esatto. Sì, ma si sapeva che alla fine così, comunque abbiamo liberato quello sotto le mura e il compenso sono andati di sotto, quindi va bene. Comunque speriamo che vengano a pulire qui, perché c'è la situazione. Sì. Signor Beppino, lei fa conoscenza. No, abbiamo trovato un amico. Abbiamo una discarica ce l'ha aperta. È tutto sporco. Vabbè. Va bene, ti lascio in compagnia. Va bene. Ci vediamo domani. Ciao.